Inaugurata sabato sera nella sede dell'associazione Tarsanello, la mostra del maestro Cosimo Lanzo, nei suoi quadri a olio ritroviamo scorci, antichi edifici e masseri di Talsano. Ci restituisce antichi edifici e paesaggi urbani ormai scomparsi, un modo, sottolinea l'autore, per conservare la memoria e la bellezza del territorio di Talsano. Ci sono tante di quelle cose, tante di quelle case là che è un peccato, case abbandonate da 20 anni, no? E allora ho trovato tante di quelle emozioni, no? E ho dipinto, diciamo così, questi quadri qua per far vedere a questi signori, no? Almeno, diciamo così, di aggiustarlo un po', perché è un peccato rovinare queste case del Novecento, fino all'Ottocento, Novecento, che stanno tutti abbandonati. A tagliare il nastro insieme all'autore è stato il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio, ispiratore dell'associazione Talsanello, promotrice di iniziative di carattere sociale e culturale. Il sodalizio, nato pochi mesi fa, è presieduto da Gino Damasi. La mostra è stata allestita in Corso Vittorio Emanuele 324 e sarà visitabile fino a lunedì 11 dicembre. Le sue opere sono bellissime e raccontano con grande passione e amore il suo territorio. Noi continuiamo il nostro impegno facendo e organizzando soprattutto giornate culturali, giornate di spessore, perché pensiamo che la città, la nostra comunità si arricchisca molto con questo tipo di incontri che si fanno.